Ciao a tutti ragazzi, allora, benvenuti alla nuova puntata di Appuntamento con Scienza. No, scherzo, assolutamente, però qualcosa di, come dire, scientifico all'interno di tutto questo c'è. Mi vedete con una maglietta non per fantascienza, ma per scienza. Qui abbiamo con noi Valerio Zuffi, ciao, che è un caro amico, lui è di Auriga, che è il marchio distributore di astronomia, outdoor e tutto quanto. Ci dici Auriga che cos'è? Auriga è una realtà che c'è ormai da più di 40 anni in Italia ed è stato il primo distributore appunto di astronomia in Italia per quanto riguarda strumenti, diciamo, portato un po' di tutti, perché l'astronomia fino a 40 anni fa era dominio di chi aveva un po' i soldi, chiamiamolo così, perché il telescopio doveva essere realizzato su misura, no? Con l'avvento di Celestron, di questo marchio che noi trattiamo, che appunto negli anni 70 ha cominciato a costruire il telescopio un po' per la portata di tutti, quindi i telescopi non soltanto per chi ha i soldi, ma anche per, diciamo, il detto comune, l'astronomia si è potuta diffondere un pochettino in tutto il mondo. Soprattutto qua da noi in Italia, appunto, ha avuto un valore molto importante Celestron, perché ha potuto diffondere telescopi appunto di fascia base, anche per cominciare, in tutte le case, quindi da chi vuole cominciare a fare astronomia, adesso anche per chi vuole fare qualcosina di outdoor, quindi cannocchiali, binocoli, microscopi, quindi adesso trattiamo tutto quello che riguarda l'osservazione naturalistica, dall'astronomia, quindi dal cielo, dall'universo, fino ad arrivare al microcosmo con il microscopio. Fantastico, eh? Abbiamo fatto bene, non è assunto, ma potremmo anche pensarci in effetti. E quindi oggi con Auriga e New Camera si instaura un rapporto, secondo me è una cosa carina, una cosa bella. Sapete che sono appassionato di questo mondo. Bravissimo sto fotografo, tra l'altro. Non esagerare, dopo ti pago. E quindi il sunto è che da oggi troverete questi prodotti, una piccola selezione per il momento di prodotti di astronomia, outdoor. Abbiamo binocoli meravigliosi, OVA, e tra parentesi qualcosa qua a disposizione per poterlo provare, e vi invitiamo a venire a provare, perché bisogna metterci gli occhi per capire quanto sono belli, come sono belli realizzati e la qualità finale dell'immagine. Quindi venite a trovarci, che vi facciamo toccare con mano, e inizieremo appunto a trattare questo tipo di prodotto, questo tipo di materiale. Una cosa che secondo me può essere anche carina è che non tratteremo solo la parte, come dire, di osservazione, ma per chi vuole iniziare a sperimentare anche un minimo di fotografia astronomica, avremo qualche accessorio che vi permetterà di poterlo fare anche in tutta tranquillità. Penso a tanti di voi che magari hanno un figlio che inizia ad approcciarsi al mondo del cosmo, che vi chiede di magari particolari sulla Luna. Perché non comprarsi per osservare assieme la Luna un prodotto di questo tipo, che veramente è alla portata di tutti? Come diceva giustamente Valerio, oggi fortunatamente c'è l'opportunità di poterlo fare con uno strumento semplice come può essere un ausilio meccanico per il montaggio di uno smartphone. Possiamo riprendere anche belle immagini in tutta comodità, molto semplice, molto facile, e poi potremo condividere appunto con gli amici o con gli amici di vostro figlio. È un modo per stare assieme. Adesso arriva la bella stagione, quindi staremo fuori più volentieri, e sarà tutto più pianeti, ci sono i pianeti da osservare, e con questi prodotti assolutamente si riesce a fare bene. Ecco, magari possiamo dire che il bello, la grande vocazione di questa strumentazione è proprio per Luna e pianeti, grandi pianeti. Sono oggetti che sono visibilissimi da Milano, piuttosto che da qualsiasi altra città. Non devo per forza recarmi in alta montagna per vederli, quindi esatto, è molto importante. Per un terrazzo dal balcone di casa si fanno bellissime immagini. Infatti, e tra la selezione con cui abbiamo parlato con Valerio c'è un prodotto secondo me anche abbastanza interessante. Eccolo qua,
Cosa ci sai dire di questo? Allora, questo è uno strumento che nasce per, come cannocchiale terrestre principalmente, però ha delle caratteristiche veramente uniche, devo dire. Intanto lo strumento è a portata anche qua di tutti, perché se parliamo di uno strumento che va sulle 400 euro al cubico, grosso modo. Cannocchiale 80 mm di diametro, una messa a fuoco a due velocità, quindi è molto preciso anche per chi vuole fare appunto la fotografia mare con lo smartphone, per inquadrare magari un uccello e metterlo a fuoco precisamente. Ma soprattutto ha una particolarità che è questa qua che vi faccio vedere, che è quella di poter intercambiare gli oculari che di base sui cannocchiali sono, diciamo, non sono standard, ho il classico una baionetta, esatto, e poi ho il classico zoom 20-60x e mi fermo lì, no? In questo caso Celestron, facendo telescopi, ha fatto un connubio, nel senso ha trasformato un cannocchiale in un piccolo telescopio, chiamiamolo così, perché questo oculare è lo standard che si usa per i telescopi, quindi io posso tranquillamente andare oltre ai 60 ingrandimenti classici, andare anche ai 100 ingrandimenti se voglio, e quindi osservarmi la Luna, fare fotografie alla Luna, non soltanto all'outdoor. Quindi diciamo che crea un pochettino un mix tra cannocchiale e anche le prime osservazioni astronomiche, un vero e proprio telescopio per cominciare. Io ci ho messo l'occhio dentro e vi assicuro che la qualità è veramente molto molto molto. Aberrazione cromatica piuttosto contenuta, l'immagine molto limpida, è molto tridimensionale, quindi assolutamente per gli appassionati di birdwatching o comunque di outdoor in genere, ma è un bello strumento da portarsi anche dietro in montagna, sempre nella questione della condivisione, no? Siamo sempre lì, la passione ci unisce, ecco. Diciamo, la passione fotografica piuttosto che la passione appunto per l'astronomia, l'astrofotografia e tutto un mondo affine. Siamo una grande famiglia, ecco, dai, diciamo così. Bene. Una cosa soltanto in più. Come Auriga noi diamo un terzo anno in più di garanzia sui prodotti, quindi 2 anni classici di legge ci sono sempre, più per chi si registra sul sito, c'è un tagliandino con un codice unico per l'intermedio del prodotto, ci si registra e si ha un anno in più di garanzia, che è molto importante soprattutto magari per i telescopi, quelli computerizzati, che si sa benissimo che l'elettronica non è come un prodotto ottico che funziona o non funziona, no? L'elettronica per o male può avere sempre un bip ogni tanto, e se dovesse succedere in 3 anni di garanzia io ho la copertura totale senza problemi della garanzia. Questo mi fa capire comunque la serietà dell'azienda, insomma, che dagli anni 80 che ci sia questo grandissimo punto di riferimento per l'astronomia in Italia. Ragazzi, che dirvi? Grazie di essere stati con noi, grazie a Valerio, grazie ad Auriga, grazie a Celestron, grazie a Skywatcher, grazie a Cova, grazie a me, no? E grazie a voi, questo sì, assolutamente. Quindi venite a trovarci, troverete, come detto, una piccola selezione, ma tenete presente che possiamo ovviamente avere e trattare tutto quello che volete. Volete un C11 HD? Pronti? Non c'è problema, perché non ce ne sono, però. Esatto, bisognerà attendere un po', però assolutamente nessun problema, noi siamo aperti ad ordini. Bene, grazie mille e a presto. Ciao. Arrivederci.